A lei la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Questo è in qualche modo la continuazione del seminario che abbiamo fatto tempo fa e ecco qua, in cui abbiamo parlato di linguaggio, lettura e scrittura. E oggi ci dobbiamo occupare in particolare di un aspetto che riguarda la motricità e un altro aspetto che riguarda il senso del numero. Motricità perché in alcuni bambini si possono verificare delle turbe del comportamento motorio e con qualche complessità nella vita quotidiana è il caso della dispressia. E vedremo che cos'è. Insieme alla dispressia si possono verificare anche dei problemi legati alla produzione di parole, alla fonazione. Quindi questi due disturbi sono associati. In generale parliamo di aspetti che riguardano i disturbi specifici dell'apprendimento, questa piccola figura che vediamo qui, in cui rivolgeremo una particolare attenzione al cosiddetto senso del numero, cioè alla capacità di guardare i numeri nel loro insieme e di operare dei calcoli mentali. Allora, partiamo da un primo aspetto, il primo aspetto su cui ci siamo soffermati già la volta scorsa, cioè il fatto che nel nostro sistema nervoso, nel nostro encefalo, nel nostro cervello, ci sono delle funzioni che sono addette specificamente, ci sono delle strutture che sono addette specificamente ad alcune funzioni. Una di queste è una funzione importantissima del linguaggio. Non stupisce che abbiamo delle aree coinvolte in diversi aspetti del linguaggio, in quanto l'evoluzione di questa capacità risale a decine o centinaia di migliaia di anni fa, quando il cervello ha cominciato a sviluppare una asimmetria, cioè uno dei due emisferi, quello di sinistra, è diventato più voluminoso, in quanto a sinistra sono localizzati nella maggior parte delle persone, le cosiddette strutture linguistiche, l'area di Broca, questa struttura che qui vedete segnata in verde, l'area di Wernicke, questa struttura che vedete segnata in rosso, quest'area ha a che vedere con le procedure che noi utilizziamo quando pronunciamo delle parole, non stiamo a pensarci, ma vengono prodotte in automatico dopo che abbiamo avuto esperienza di quelle parole e poi con il significato di quelle parole, quando le sentiamo pronunciare dagli altri o da noi stessi, comprendiamo che cosa significano quei suoni che hanno una connotazione linguistica. Naturalmente, diciamo, l'insieme delle reti che formano le nostre capacità linguistiche è estremamente più vasta, non sono questi due centri, ma storicamente questi sono stati i primi ad essere individuati nella seconda metà dell'Ottocento, quindi un secolo e mezzo fa, più di un secolo e mezzo fa, si è visto che la lesione di queste strutture comportava una forma particolare di deficit che va sotto il nome di afasia. Allora, il nostro cervello in gran parte è legato al linguaggio, cioè alla nostra capacità di costruire delle frasi dotati di una logica, di descrivere appunto la realtà, di immaginare qualche cosa, a volte parlando a noi stessi. Soprattutto nei bambini più piccoli, ma anche in alcune persone, c'è una forma di ragionamento che passa attraverso il linguaggio. I bambini si dicono, parlano e dicono adesso faccio questo, adesso sto giocando con quest'altro e così via. E anche molte persone possono continuare ad utilizzare questa forma di autolinguaggio, diciamo, nel senso che ragionano su quello che fanno attraverso appunto un linguaggio silenzioso. Allora, in realtà noi abbiamo una serie di eredità evolutive che ci permettono appunto di parlare e abbiamo delle strutture della corteccia
che ci consentono di rappresentarci lo spazio, ciò che è in alto, ciò che è in basso e così via. Abbiamo un senso del numero, vedremo che cos'è, salvo in alcuni casi in cui questo senso del numero è perso, e abbiamo tutte le strutture che sono coinvolte nel linguaggio parlato e udito. Però non ci sono strutture specifiche che riguardano, ad esempio, la lettura, la scrittura, l'aritmetica formale e così via. Per questo noi abbiamo utilizzato delle aree della corteccia che erano e sono dedicate ad altre funzioni. Se volete, una forma di plasticità, perché se noi parliamo da migliaia, decine di migliaia di anni, anche se non sappiamo come i nostri antenati parlassero, che lingua avessero e così via, però sappiamo che avevano tutti gli strumenti cerebrali necessari per poter parlare. Invece la scrittura è qualcosa di recente, più o meno 6-7 mila anni or sono, quando nel vicino Oriente hanno cominciato a lasciare dei segni nelle tavolette di argilla. Questi segni, venivano prodotti e interpretati attraverso una parte della corteccia che è la corteccia parietale, perché la corteccia parietale è coinvolta nelle nostre capacità spaziali e in pratica quando noi tracciamo una L, una F, una G, una M e così via, tracciamo dei segni nello spazio. In qualche modo abbiamo utilizzato il nostro cervello per fare qualche cosa per cui non c'erano delle eredità filogenetiche. Abbiamo variato il nostro rapporto con la realtà. Allora, quando noi vediamo delle stringhe di lettere, cioè una serie di lettere coerenti, quindi parole dotate di significato tipo scrittura, corteccia, risposta e così via, la nostra corteccia parietale si attiva, ma si attiva anche per lettere incoerenti. Se noi vedessimo scritto bdzz o vrdm o suoni, insomma, trasposti in lettere del genere, la nostra corteccia parietale si attiverebbe in quanto risponde alla spazialità del segno. E questo, attraverso le tecniche di brain imaging, abbiamo potuto visualizzare quali sono le aree della corteccia che si attivano quando noi leggiamo un testo, possibilmente un testo dotato di significato. Allora, ci sono delle abilità di base che servono per scrivere. Il linguaggio noi lo prendiamo per semplice esposizione, non c'è bisogno di un apprendimento strutturato. Ogni bambino che senta ovviamente parlare gli adulti, che è esposto al linguaggio, man mano impara a parlare. Per tentativi ed errori, e poi man mano acquisisce una sua capacità che va dalla ripetizione di suoni, la rallazione, alle bisillabiche e infine alle prime parole che lui utilizza. Invece, per scrivere abbiamo bisogno di un apprendimento, per questo che andiamo anche a scuola, per questo che andiamo nella scuola primaria, per imparare a scrivere. E scrivere vuol dire un insieme di funzioni, di capacità del nostro cervello che vanno dalla percezione, quindi vedere che cosa c'è scritto nello schermo che in questo momento ho di fronte, nel coordinare l'occhio e la mano, perché devo tracciare dei segni e quindi devo regolarmi in modo che questi segni abbiano una loro dimensione ideale, devo posizionarli nello spazio, in alto, in basso, così non devo tracciarli tutti in alto nel foglio, tutti in basso e così via. Devo saper copiare, devo discriminare tra la figura, insomma, o ciò che ho scritto nello sfondo, e devo saper completare alcune figure, insomma, una serie di abilità che fanno capo a organizzazione spaziale, e questo l'abbiamo già visto, organizzazione temporale, cioè dobbiamo tracciare dei segni che abbiano una loro scansione, così come avviene d'altronde nella produzione verbale. Io produco dei fonemi secondo un ordine giusto.
una serie di parole una dopo l'altra per comporre delle frasi. Questa è un'organizzazione temporale, c'è nel linguaggio, ma c'è soprattutto nella scrittura. E poi devo integrare le informazioni spazio-temporali attraverso delle modalità ritmiche che adesso vedremo. Allora, stiamo parlando di aspetti della motricità, perché scrivere implica delle funzioni motorie e queste funzioni motorie implicano che esse vengano apprese. Il bambino impara a gattonare e poi gattona sempre meglio, poi impara a levarsi in piedi, poi comincia a fare i primi passi, finché diventa più competente. Se volete, questa è la prima forma di apprendimento motorio, anche quello che passa attraverso l'uso della mano, impara a raggiungere un oggetto con un gesto continuo e fluido, no? Ma in genere, quando noi impariamo qualche cosa dal punto di vista motorio, acquisiamo delle abilità. Delle abilità che passano attraverso, come vi dicevo prima, la percezione, la motricità, l'apprendimento di quel gesto e sulla base appunto di un'interazione tra noi e l'ambiente, inteso nel senso più vasto. Per esempio, qua vedete questa ragazza che sta utilizzando una racchetta da tennis, che sta utilizzando una racchetta da squash, che sta utilizzando un tamburello. La dinamica è più o meno simile, però deve imparare a seconda dello sport che pratica, o degli sport che alterna, a fare quel gesto con una velocità particolare, tenendo presente la traiettoria della palla che sta arrivando verso di lei, la forza del braccio e così via. Questo è quello che noi chiamiamo un apprendimento motorio. Allora, questo apprendimento motorio man mano progredisce. E possiamo riassemblare delle parti dei nostri apprendimenti in modo da generalizzare. Questa capacità di generalizzare, per esempio, di passare da una racchetta da tennis a una racchetta da squash, a un tamburello e così via, ci sono una parte di questi gesti che sono simili e noi, appunto, basandoci sulle nostre acquisizioni, in qualche modo ricostruiamo quel gesto, quella capacità motoria. Allora, qui, ecco, vedete che un movimento è fatto di una postura corporea e di un gesto e si basa su una serie di atti sequenziali che man mano dovranno diventare automatici, passeranno attraverso quelle che si chiamano memorie procedurali. Memorie procedurali sono quelle che sono acquisite precocemente nel corso della nostra vita e che ci permettono, per esempio, di andare sul triciclo e poi andare in bicicletta, andare sul motorino, insomma, non abbiamo bisogno, una volta che le abbiamo acquisite, di ripeterle passo passo. È una memoria del corpo, è una memoria dei muscoli e sono memorie robuste che sono molto stabili e durano tutta la vita. Allora, questi atti sequenziali, che sono legati ad una logica ovviamente particolare, fanno parte delle cosiddette prassie, cioè di una pianificazione esecutiva. E naturalmente questa pianificazione esecutiva è legata all'esperienza. Inizialmente un bambino si limita ad allontanare la palla e vederla andare lontano. Poi man mano acquisisce una crescente esperienza, poi verso, non so, i 2 anni o anche prima comincia a dare dei calci alla palla, comincia a lanciarla e acquisisce una serie di altre abilità che man mano fanno parte del suo patrimonio. Allora, che cos'è l'esperienza dal punto di vista motorio? La capacità di selezionare quei movimenti adatti a quello scopo, diciamo, delle strategie efficaci che riducano, sfrondino tutti quegli svolazzi, diciamo, che contrastano con un movimento ben eseguito. Cioè, ci consentono di passare dalla capacità di, per esempio, prendere a calci una palla, a
alla nostra abilità nel prendere a calci una palla. E questo è qualcosa che comporta del tempo e che normalmente si verifica a seconda naturalmente del bambino, in genere un po' più precocemente nelle bambine che maturano prima, e con differenze individuali tra bambino e bambino, perché non siamo appunto dei chip, non siamo dei circuiti stampati, abbiamo una notevole variabilità nell'acquisire queste capacità, cioè ciò che riusciamo a fare con efficacia ed efficienza. Sono quelle cose che tutti i bambini imparano e si divertono a fare, per esempio, ecco, acquisire delle abilità che con destrezza consentono a questo bambino di fare questa specie di passerella, insomma, in rilievo, si è esercitato, deve prestare attenzione, deve mantenere l'equilibrio e alla fine riesce a farlo bene ed è molto contento e vuole passare, come tutti i bambini, a qualche cosa di un po' più difficile. Per esempio, non tenere le braccia allargate per mantenere l'equilibrio, ma cercare di farlo soltanto con le braccia lungo il corpo. Questa è un'abilità. Allora, azione. Che cos'è un'azione? Perché questo ci porterà man mano a comprendere che cosa sono le dispressie, cioè un disturbo della programmazione dei nostri atti motori. Beh, su questo aspetto dell'azione si sono soffermati tanti psicologi, questo è forse un po' il padre della psicologia dello sviluppo, anche se contestato un po' di recente, ma Jean Piaget dice che l'azione rappresenta una trasformazione della realtà, perché attraverso questa azione un organismo interagisce con l'ambiente e può modificarlo. Quindi l'azione consente anche una trasformazione interna, perché riflettiamo sulla nostra azione. E questo modifica le nostre strutture cognitive. E pensate ad un lattante che ancora non è in grado di pilotare il suo braccio per raggiungere o il suo piede per raggiungere la pallina che è sospesa sopra la culla. Man mano affina questo comportamento e questo comportamento ha un effetto a ritroso anche sui suoi meccanismi cognitivi. Perché questo? Perché è fatto di un insieme di fattori, per esempio il prima e il dopo, il nesso di causa ed effetto, cioè prima la pallina è ferma, adesso che muovo il piede magari riesco a farla ad oscillare, prima e dopo, se insisto col piede oscillerà di continuo. Causa ed effetto, se uso il piede per colpire la pallina, allora la pallina si muove e magari emette qualche suono. Piaget è stato uno dei primi a comprendere che tra l'azione e la cognizione c'erano dei ponti. L'altro aspetto, un altro grande psicologo dello sviluppo è stato Jerome Bruner, che dice l'azione è un modo di farsi una rappresentazione del reale, cioè codificare la realtà. La prima rappresentazione è esecutiva, cioè eseguire attraverso quell'azione un qualcosa, e poi viene sostituita. Per esempio, questa capacità di afferrare un oggetto da una rappresentazione iconica sino ad aggiungere alla rappresentazione simbolica. Allora, pensate ai suoni che emette un lattante. Inizialmente, riesce ad eseguire, cioè a produrre alcuni suoni. Poi, man mano, per lui questi suoni diventano un'icona. Qualche cosa che gli consente di rappresentare simbolicamente la sua realtà. Per esempio, i suoni per dire mamma li attribuisce alla mamma, in lui rappresentano la mamma. I suoni che vogliono, papà, vogliono dire che lui vorrebbe mangiare e via dicendo. Quindi l'azione è all'origine della formazione di rappresentazioni cognitive. Allora, infine, ogni azione ha uno scopo. Il piccolo che vedete gattonare lì ha lo scopo non soltanto di esplorare l'ambiente, cosa importante alla sua età, ma anche di raggiungere qualche cosa, un qualche oggetto che lo attira. Lo stesso movimento naturalmente può essere utilizzato per scopi diversi, può gattonare
per andare dalla mamma, mettiamo, può gattonare per raggiungere un gomitolo, una pallina che ha visto sul pavimento. Quindi non è il movimento, ma l'azione che è alla base del sistema motorio. E ecco qui, il fatto che nella nostra mente, nel nostro cervello, usiamo il termine che volete, noi possiamo avere uno schema del movimento, per esempio tracciare una lettera A, va bene, sia che sia in stampatello, sia che sia in corsivo. Noi abbiamo, ad un certo punto, abbiamo una rappresentazione di questa lettera, ma la possiamo rappresentare con mezzi diversi, quindi non c'è un matching, una sovrapposizione perfetta tra la rappresentazione di quella lettera e la sua esecuzione. La possiamo eseguire con la mano, la possiamo eseguire con il naso, per esempio, su uno specchio, lasciando un segno, diciamo, che rappresenta la lettera A, la possiamo rappresentare sulla sabbia, tracciando con il piede una lettera A, e così via. Quindi il cervello, diciamo, ha in sé, codifica una forma motoria. Questa capacità si chiama morfocinesi, in maniera molto generale, e questo gli consente di esprimerla in modi diversi, attraverso varie strutture muscolari, attraverso una serie di movimenti che non sono quelli che ha preso inizialmente. Nel momento in cui li impara a compiere un movimento, lo generalizza e questo diventa qualcosa che può essere messo in opera attraverso, per esempio, movimenti diversi. Vi dicevo, un sottile movimento con la matita o con la penna, tracciare una lettera, farlo col dito, farlo col gessetto, farlo con il naso, come vi dicevo, anche se non è tanto frequente, farlo con il piede, ancora più frequente invece sulla sabbia. Allora, detto questo vuol dire che l'equivalenza motoria, cioè il fatto che noi abbiamo uno schema di un particolare movimento che ha un qualche significato, ecco, questa equivalenza motoria dipende dall'esistenza di una rappresentazione centrale dell'atto motorio, quello che alcuni chiamano engramma. E, diciamo, quell'atto motorio è qualcosa che è forte, è una memoria procedurale e può essere generalizzata. Allora, per maturare questi vari atti motori, ecco, noi dobbiamo anticipare le sue conseguenze e questo si avviene sin dall'infanzia, cioè dobbiamo in qualche modo mettere in atto una memoria procedurale. La memoria procedurale è il tipo di memoria di cui parlavo prima, cioè un tipo di memoria precoce, robusta, in gran parte legata al movimento. Le memorie invece dichiarative, semantiche, sono legate al significato, passano attraverso il linguaggio. Io posso dire che oggi stiamo parlando di dispersia, per esempio, quella è un tipo di memoria che dipende dal fatto che io ricordo che oggi dobbiamo parlare di questo. Allora, la memoria procedurale consente in pratica di predire le conseguenze di un qualche movimento sulla base delle azioni passate. Quindi un bambino piccolo si costruisce una specie di capitale di memorie passate e questo capitale di memorie passate costituiscono dei modelli interni che man mano gli consentono di non soltanto predire attraverso i meccanismi percettivi una traiettoria, è già un po' più grande, vede una palla che sta arrivando verso di lui, usa la visione, usa, diciamo, una predizione basata sull'impatto che avrà sul suo petto, per esempio, e usa una postura corporea che gli permette di non cadere per terra quando un pallone, mettiamo, gli finisce addosso. Questo è un qualche cosa che lui può predire e che lo porta ad anticipare le sue azioni. Quindi, una volta che io ho un'esperienza ricca,
come avviene man mano nel corso dell'infanzia, io posso anticipare le mie azioni. Posso immaginare che entro i limiti del mondo fisico che noi pratichiamo, diciamo, una palla mi raggiungerà se dotata di una certa velocità, di una certa traiettoria e così via, e potrò respingerla con la testa, oppure con il petto, o con la mano, e via dicendo. Quindi questo è un aspetto importante che riguarda l'anticipazione. Un altro aspetto è che il cervello è in grado di emulare la realtà, e questa capacità, diciamo, può essere sfruttata ai fini dell'apprendimento. Per esempio, qua vi faccio vedere tre tipi di interruttore: possiamo premere un pulsante, possiamo azionare una chiavetta, possiamo girare, ruotare qualche cosa. Una volta che noi abbiamo appreso queste capacità, noi siamo in grado di metterle in atto e di generalizzarle. Come lo facciamo? Beh, in gran parte attraverso l'esperienza, in parte anche attraverso l'imitazione. L'imitazione passa attraverso quel meccanismo che sono i cosiddetti neuroni specchio, cioè dei neuroni situati nella nostra corteccia premotoria, cioè anteriormente a quella motoria, che si attivano quando noi vediamo gli altri compiere un gesto. E non c'è bisogno che diciamo, il papà spieghi al bambino, la mamma spieghi al bambino: guarda, per accendere la luce devi premere questo pulsante. Lui lo vede fare e in qualche modo in camera emula la realtà. E quindi lo farà, è una forma di apprendimento per immersione ed imitazione. Molto semplice. In più c'è il ruolo degli aspetti ambientali, quelli che in inglese si chiamano affordances. Affordances è un termine che è stato coniato da questo psicologo inglese, James Gibson, il quale ha detto: quando c'è una qualche qualità di un oggetto che risponde alla nostra fisicità, noi non abbiamo bisogno di apprendere. Per esempio, questa brocca non c'è bisogno di spiegare che va presa per il manico. Quella è un'affordance, oggetti con il manico, oggetti che possiamo ruotare e via dicendo. Allora, tutte queste caratteristiche fanno sì, diciamo, che noi possiamo praticare una serie di movimenti, di reazioni posturali e di azioni che si basano sulla nostra motricità, sui nostri muscoli, perché alla fine noi li consideriamo abbastanza poco, salvo che siamo degli sportivi, ma in realtà le nostre azioni passano attraverso i muscoli e passano attraverso un sinergismo, cioè un insieme di comandi eccitatori ed inibitori. Per esempio, in questa figura, la postura di questa gamba che appoggia per bene per terra è legata alla presenza di estensori e ad un blocco dei flessori. Quest'altra gamba invece potrà proiettarsi in avanti e dare un calcio al pallone. Oppure, in questo braccio, questo è piegato, sarà il bicipite che è contratto e il tricipite che invece è l'antagonista che è disteso, e viceversa in questa situazione. Quindi il nostro cervello in automatico porta in avanti delle sinergie muscolari che ci consentono di agire e di modificare la realtà. Infine, prima di giungere ai nostri DSA, queste sinergie si organizzano in strategie. È ovvio che passano attraverso una grande pratica. Ma che cos'è la strategia? La nostra capacità di selezionare una sinergia, va bene, opportuna in quel caso, oppure una sequenza di sinergie che ci consentono di compiere un movimento complesso. Certo, se noi non li compiamo questi movimenti, non ci rendiamo abbastanza conto della complessità di ciò che sta facendo, per esempio, questo saltatore con l'asta. Li vediamo nelle gare sportive, li vediamo alle Olimpiadi e così via. Lui ha una sinergia di tutti i suoi muscoli, quelli delle gambe, quelli del tronco, quelli delle braccia, compie una complessa rotazione e alla fine, se tutto va bene, riesce a saltare sopra l'asta,
torcendosi in modo tale da non colpirla. Queste sono sinergie. Allora, tutto questo che abbiamo detto sinora ci dice in pratica che noi abbiamo una serie di capacità che normalmente ci consentono di padroneggiare la realtà. Tuttavia, non sempre questo si verifica e in alcuni problemi, diciamo, negli disturbi specifici dell'apprendimento, ci sono alcune capacità che non sono sviluppate, non si sviluppano appieno. La dislessia è una molto frequente, ma ne abbiamo già parlato. Poi c'è la disgrafia, la difficoltà nello scrivere, la disortografia e poi la discalculia. Che cosa vuol dire discalculia? Ma è la difficoltà nel compiere dei calcoli attraverso una procedura in automatico. Naturalmente su questi numeri ci sono grandi discussioni. Secondo il MIUR, insomma, intorno al 3% degli alunni delle scuole hanno una certificazione di DSA. Avere la certificazione, ciononostante, non corrisponde proprio alla presenza di questi deficit. Allora, definizione possibile: i disturbi specifici dell'apprendimento si riferiscono a difficoltà nella lettura, abbiamo detto, nella scrittura e nel calcolo. Però, siccome il nostro cervello è composto da reti neurali che spesso agiscono in maniera sinergica, pensiamo alla complessità, ecco, del nostro saltatore con l'asta, sono tutti i muscoli del suo corpo che attraverso un sinergismo perfetto gli consentono di correre, prendere la rincorsa, appunto, puntare l'asta, alzarsi, torcersi, ricadere, no? La stessa cosa si verifica per queste abilità. Lettura, scrittura e calcolo in qualche modo hanno anche qualche aspetto in comune, per cui non sempre una problema compare nella sua forma isolata, ma possiamo avere dei disturbi dell'apprendimento che toccano vari ambiti, vari settori. Quindi bisogna differenziare, come vi dice questa frase col punto esclamativo, che quando parliamo di questi disturbi specifici dell'apprendimento, non abbiamo dei bambini che hanno delle difficoltà scolastiche, ovviamente, legate ad altri fattori, per esempio problemi cognitivi, problemi sensoriali, per esempio sono estremamente miopi oppure sono affetti da sordità, problemi psicologici e relazionali. Sappiamo bene, essendo a contatto con i bambini, che spesso i problemi relazionali in famiglia, con i compagni, possono mandare, diciamo, farci comprendere che qualche cosa dal punto di vista cognitivo e operativo non sta andando a buon fine. Allora, stiamo parlando di sempre disturbi cognitivi e evolutivi. Abbiamo già visto la volta precedente l'alessia, abbiamo visto la dislessia, dobbiamo parlare della incapacità parziale per esempio, dell'alessia che si traduce in dislessia, in disortografia, in disgrafia. Abilità che interessano appunto lettura, scrittura e grafismo. Sulla disfasia abbiamo già parlato la volta scorsa e oggi ci interesseremo in particolare di queste due forme: la calculia, che dal punto di vista puro implica la totale incapacità di compiere delle operazioni aritmetico-matematiche, nella sua forma invece parziale va attraverso la discalculia, cioè problemi nell'esecuzione del calcolo. L'aprasia, l'incapacità di compiere dei movimenti coordinati, significativi e così via, nella sua incapacità parziale passa attraverso la dispersia e implica, diciamo, una riduzione dell'abilità della coordinazione motoria. Allora, cominciamo con la disprassia. Ecco, vedete questo bambino che sta avendo dei problemi, ma direi come tutti i bambini di quell'età, a farsi i lacci delle scarpe.
ormai le scarpe che usano i bambini in generale nel velcro, quindi questo aspetto è meno importante. Negli adulti, in alcuni casi, ci sono delle forme di aprassia. Molto spesso queste forme non di disprassia, ma di aprassia, cioè mancanza della capacità di compiere dei gesti e di pianificare questi gesti, sia, e questo è l'aprassia ideativa, oppure nell'eseguire questi gesti dietro comando. Per esempio, un soggetto può avere dei problemi a pianificare l'apertura della serratura di casa, oppure se io gli dico mi faccia vedere come aprirebbe la serratura di casa, e invece di fare un gesto giusto, comincio a fare dei gesti che non hanno nulla a che vedere con diciamo, la sequenza di movimenti che dovrebbero essere impiegati per aprire la serratura. Quindi qui si differisce tra due tipi di aprassia, quella ideativa, disordine della pianificazione motoria, quella invece ideomotoria, fallimento nell'esecuzione di movimenti su comando. E in genere, ecco, se uno vuole fare uno schema delle aprassie, che è un disturbo decisamente molto più grave delle disprassie e che può colpire gli adulti, in seguito a lesioni cerebrali, abbiamo la disprassia ideativa, la disprassia ideomotoria, le due forme di aprassia, scusate, l'aprassia ideativa e quella motoria, che abbiamo definito, difficoltà nel programmare quali movimenti eseguire, e invece programmare come eseguire questi movimenti, si manifesta nell'utilizzo di più oggetti in sequenza, ai fini di fare compiere un'azione complessiva e finalizzata, ma anche nell'utilizzare un singolo oggetto, per esempio girare una chiave. Ma per esempio, ideativa, uno ha difficoltà nel rientrare a casa perché non organizza lo girare la chiave nella toppa, spingere il portone, entrare dentro e così via. Invece, in quest'altro caso, nella situazione gli stessi gesti sono eseguiti bene in maniera spontanea, questa ideomotoria. Però, ecco, mentre qui, esempio, porta la sigaretta alla bocca dalla parte sbagliata, quindi praticamente non è in grado di immaginare, diciamo, di ideare che cosa deve fare, oppure invece di accendere una candela, non lo si fa molto di frequente, ormai con un fiammifero, strofina la candela sulla scatoletta dei fiammiferi, mentre invece qui il nostro paziente sa che cosa fare, ma non sa realizzarlo in maniera corretta. Per esempio, se gli dico schiocchi le dita, oppure si faccia il segno della croce, non lo sa fare e non sa imitare, anche se il terapeuta gli fa vedere qual è il gesto che dovrebbe mettere in pratica. Allora, ci sono dei bambini aprassici e questo è un caso abbastanza serio. Normalmente i bambini sono dei bambini disprassici e quali difficoltà hanno? Previsione, controllo, verifica del risultato. Quindi anticipare un certo risultato, controllare la sequenza della sua attività e verificare il risultato ottenuto, vedere se tiene con quello che lui aveva previsto, no? Allora, lasciamo perdere questo. Dal punto di vista cerebrale, ci sono delle aree che sono comuni ad alcune, come vi dicevo, disturbi del comportamento. Per esempio, un paziente afasico, in età evolutiva, può avere un danno cerebrale molto esteso, che comporta e a carico delle aree anteriori, l'area di Broca, e delle aree posteriori, l'area di Wernicke. Cioè non è né in grado di produrre i movimenti degli organi fonatori, delle guance, delle labbra, della lingua, delle corde vocali che gli servono per parlare, né in grado di interpretare i suoni linguistici che sta ascoltando.
Se la lesione riguarda un'area più piccola, quindi quest'area qui, si può andare verso l'aprasia. Quindi, evidentemente, ci sono delle aree che hanno funzioni comuni nella produzione di movimenti e anche nella comprensione, diciamo, dei suoni linguistici, e che danno luogo a afasia e aprasia. Allora, che cos'è la disprasia? Se volete una definizione, disturbo nella pianificazione e coordinazione dei movimenti necessari per realizzare un'azione. E questa azione deve essere finalizzata ad un obiettivo. Per esempio, io voglio, non so, prendere questa palla e sistemarla sulla scansia che ho di fronte. Dal punto di vista delle classifiche, sia il DSM-4 sia il 5 mettono la disprassia come, considerano la disprassia come un disturbo evolutivo della coordinazione motoria. In inglese, Developmental Coordination Disorder. Allora, perché la disprassia viene considerato un problema che riguarda la percezione del proprio corpo? Perché esiste uno stretto legame, come vi dicevo prima, tra percezione, azione e cognizione. Vedevamo, per esempio, quando un soggetto percepisce che una palla che è stata lanciata verso di lui sta viaggiando con una parabola particolare, percepisce, si prepara a colpirla con la testa, con il petto, con la mano, l'azione, e questo in qualche modo ha un riscontro cognitivo. Perché da quel momento in poi lui tenderà a generalizzare una serie di situazioni che sono simili. Così avviene nell'infanzia, diciamo, un bambino generalizza e questa capacità va sotto il nome di embodied cognition, cioè cognizione legata al corpo. Il corpo diventa un soggetto cognitivo, perché attraverso i suoi movimenti, attraverso il suo tatto, attraverso le sue azioni e così via, sta acquisendo una serie di esperienze e generalizzandole. Se volete, quello che diceva Maria Montessori quando diceva alcune esperienze, per quanto ci sembrino semplici, toccare per esempio degli oggetti di trama, texture diversa, lisci, rugosi e via dicendo, freddi, caldi, in qualche modo non soltanto serve al bambino per acquisire una capacità di discriminare dal punto di vista sensoriale, ma si riflette più in generale sulla sua prassi e sulle sue abilità cognitive. Allora, lo sviluppo neurocognitivo quindi inizia a partire dalla percezione del proprio corpo in rapporto all'ambiente. Questo è importante perché io devo man mano percepire la posizione del mio corpo, la portata del mio braccio, la mia capacità di stare in equilibrio, mettiamo su un piede solo e così via. Sto man mano acquisendo una serie di fatti percettivi. E le mie azioni, in qualche modo, sono legate a quelle interazioni che vi ho appena sottolineato, movimento, percezione e cognizione. E quando si verifica una disprassia abbiamo dei problemi che riguardano anche il linguaggio. Perché linguaggio? Perché linguaggio implica una serie di movimenti, programmare dei movimenti che mi consentono di dire A, B, C e così via. Quindi produrre movimenti. E quindi possiamo avere della disprassia che ha delle conseguenze di tipo linguistico e possiamo avere delle conseguenze più generali a livello di percezione ed elaborazione del pensiero. Vi dicevo, quella che si chiama embodied cognition. Allora, disprassia evolutiva. In genere lo troviamo in età scolare. A volte la famiglia ha dei dubbi che il bambino sia un po' goffo, diciamo, ma alcune cose non le sa fare, però magari è un po' goffo. Ma un conto essere goffo, un conto essere disprassico. In genere è un disturbo che nella maggior parte dei casi riguarda i maschi, molto meno presente nelle bambine. Poi,
Che cosa comporta? Beh, comporta fallimenti nelle azioni della vita quotidiana, il che ovviamente ha delle conseguenze anche emotive, perché un bambino che non riesce a fare qualche cosa, che sente di non poterlo realizzare, ha delle conseguenze di tipo emotivo anche, no? Poi, che cosa deve fare? Di continuo deve pensare e pianificare i suoi movimenti, che non si automatizzano. Noi non dobbiamo pensare al movimento. Quando vedevamo la Fordance, per esempio, quella brocca con il manico, beh, chiunque di noi trova una brocca, allunga la mano, la afferra nel modo più o meno giusto e si versa dell'acqua in un bicchiere. Per un bambino disprassico, ecco, questo non è così evidente e lui deve pensare a come agire per prendere quella brocca in mano. E siccome pensa di fallire, magari utilizza anche l'altra mano. La ferra di sopra, la ferra di sotto e così via. Allora, nella maggior parte dei casi sono presenti scarse abilità fini e anche grossomotorie fine, vuol dire che un disprassico, un bambino, non infilerà le perline con un piccolo, con un filo, diciamo, la cui estremità è rigida, cioè un filino di ferro, no, per favorire questo suo comportamento. In genere, un bambino disprassico ha una storia di lentezza nell'apprendimento motorio e quindi i genitori, ecco, questo possono senza dubbio rendersene conto e riferire. Ha iniziato a sedersi tardi? Ha iniziato, oppure prima ancora, a gattonare e camminare in rapporto ad altri bambini maschi, se sono maschi, di una stessa età. In genere non pratica attività sportive perché non è in grado. E ha un problema con la scrittura. La scrittura procede con grande lentezza, produce delle lettere che non sono quelle giuste, diciamo, sono irregolari nella forma, sono mal organizzate nel foglio e ha difficoltà nel gestire lo spazio nel foglio anche nell'uso della mano vicariante. La mano vicariante, se uno è destrimane, è quella sinistra con cui dovrebbe tenere il foglio fermo perché non si cincischi, insomma, non sia stabile. Allora, quali sono i criteri attraverso cui si fa la diagnosi di disprassia? Beh, insomma, non è una diagnosi semplicissima, però questo disturbo evolutivo della coordinazione motoria si basa è legato alla presenza di tre problemi, di tre criteri: presenza di una decisa difficoltà e di un ritardo nello sviluppo della coordinazione motoria. Quindi le prestazioni di un bambino sono inferiori o decisamente inferiori a quelle di un bambino della stessa età. Poi ha difficoltà di coordinazione che non sono legate naturalmente ad altri motivi medici, non so, una paralisi cerebrale ovviamente, una distrofia muscolare, eccetera, un ritardo cognitivo, ma difficoltà pure semplice di coordinare questi movimenti. In gran parte, diciamo, fondamentali, preponderanti rispetto ad altre difficoltà che possono essere associate, perché nella disprassia ci possono essere altre difficoltà. Allora, qual è la conseguenza di queste difficoltà? Un problema con l'apprendimento scolastico e con le attività della vita quotidiana. Per esempio, tutti questi bambini, in questa immagine che vuole interpretare la situazione, stanno calciando questa pallina, il bambino disprassico invece sta fermo e non arriva a compiere quel gesto. Se lo compirà, perché vede gli altri che si stanno, diciamo, scatenando a prendere a calcio il pallone, probabilmente avrà un fallimento perché non lo colpirà nel modo giusto. Allora, quali sono le cause della disprassia? Bene, bisogna dirlo in maniera molto chiara. Non esiste concordanza e non esistono elementi sufficienti al momento attuale per dire la disprassia, scusate, ho scritto male, dipende da questo.
Cioè, ci sono varie variabili, scusate l'albisticcio, una che si ritrova in molti casi di displasia, ci possono essere alterazioni delle cellule nervose, soprattutto nelle varie aree motorie, e quindi i segnali che vengono inviati attraverso i nervi al muscolo sono deboli. Può essere una familiarità displastica, che cosa voglia dire, però non lo sappiamo, però uno nota l'esistenza di una familiarità. Un buon numero di casi di displasia sono legati ad un parto prematuro, anzi termine, e quindi ad un basso peso alla nascita. Ma non è che tutti i prematuri siano displastici, per carità, o con un basso peso alla nascita siano displastici, però statisticamente c'è una buona correlazione tra nascita prematura o nascita postmatura, cioè nato troppo tardi. Ormai questo è un po' più raro perché in genere il parto viene pilotato e quindi non c'è una nascita postmatura significativa. Anche problemi durante la gravidanza e il parto. Problemi di anossia fetale, cioè mancata ossigenazione del cervello fetale, possono essere notate tra le cause della displasia. Però, come vi dicevo, non esiste, come invece avviene per altri DSA, una conoscenza valida che ci porti a dire questa è l'alterazione cerebrale che troviamo nel displastico. Sono stati fatti degli studi con la risonanza magnetica nucleare, una di quelle forme di imaging, cioè di visualizzazione della funzione cerebrale, anche in corso d'opera, cioè mentre il soggetto sta compiendo un'azione motoria, e si vede che in alcuni soggetti esiste un'immaturità nei circuiti. Quali sono questi circuiti? Quelli che dal talamo, adesso spiego che cos'è, vanno alla corteccia. Il talamo è la struttura profonda nel cervello cui arrivano tutte le afferenze sensoriali, quelle uditive, quelle visive, quelle tattili, quelle di dolore e così via. Dal talamo queste afferenze vengono poi inviate verso la corteccia. Se l'interazione talamo-corteccia non avviene in maniera ideale, ecco, questo può giustificare, come si è visto in alcuni soggetti, la presenza di una displasia. Però non è un'invariante, non è che in tutti i displastici ci sia questo quadro. Allora, quando si valuta le prassie, e quindi la displasia, si cerca di differenziare tra gesti transitivi, intransitivi, con o senza significato. Per esempio, un gesto può essere ritaglia una figura con le forbici, bisogna vedere se il bambino lo fa, fa il segno della vittoria, con le due dita alzate a V, porta l'indice sulla punta del naso può essere richiesta una modalità diversa, per esempio una modalità visiva e tattile, usare gli oggetti, una modalità visiva, guardare gli oggetti, un comando verbale o imitazione. Allora, dai 3 ai 14 anni ci sono dei gesti transitivi e dei gesti intransitivi. Qua venivano elencati la batteria che in genere si utilizza. Per esempio, un gesto transitivo è lavarsi i denti, fare questo gesto, pettinarsi, d'accordo? Battere con un martello sul chiodo, come sta facendo questo bambino, tagliare la figura di un fiore di qualsiasi altra cosa ed incollarla, stappare, sempre il gesto, un succo di frutta e versarlo in un bicchiere e via dicendo, non ve li dico tutti, ma insomma in un bambino o in un adolescente si può richiedere di compiere questi gesti transitivi. I gesti intransitivi invece possono essere con significato o senza significato. Quelli con significato, fai il gesto di Marameo, cioè portare il dito alla mano, il pollice al naso e fare il gesto di Marameo, fare il segno di ok, il segno di autostop,
segno delle corna, segno della vittoria, il saluto militare, e così via, fino a segno di alte con la mano aperta in avanti. Questi sono segni intransitivi che vengono richiesti. E questi avevano un significato, questi altri invece sono senza significato. Tamburellare, gli dico, tamburella con le dita sul piano del tavolo, apri e chiudi la mano, tocca il pollice con ognuno delle altre dita, in questo modo, no? Incrocia il dito medio e l'indice e via dicendo, non ve li racconto tutti, ma insomma, metti la mano sulla bocca, metti il dito indice nell'orecchio, eccetera. Questi sono gesti intransitivi senza significato. Puntano ad appurare qual è la conduzione motoria di questi gesti. Allora, nei gesti di bambini con dispressia, per quanto riguarda i gesti transitivi e quelli intransitivi, abbiamo dei problemi. Per esempio, per i gesti transitivi, un minor numero di gesti transitivi corretti, ovviamente un maggior numero di errore, una maggiore percentuale di errori legato all'uso di parti del corpo in sostituzione all'oggetto, una maggiore percentuale di errori dovuto ad un errata uso dello spazio peripersonale, insomma intorno a sé, cioè errori nella configurazione esterna e interna, soprattutto quando gli si chiede di imitare qualche cosa. Quindi la sua gestione non soltanto del movimento, ma dello spazio è alterata. Per i gesti intransitivi, invece, sono quelli che abbiamo appena visto, un maggior numero di movimenti inutili, superflui, diciamo, un maggior numero di errori nella modulazione della forza e dell'ampiezza del movimento, per esempio, oppure se fa una pantomima verbale, maggiori difficoltà nell'uso appropriato dello spazio ed errori posturali rispetto alla modalità imitativa. Fai per esempio una scimmia e così via. Come vi dicevo prima, un bambino disprassico può avere dei problemi di linguaggio, in genere li ha, diciamo, però in alcuni casi ci possono essere delle forme di dispressia prevalentemente linguistica. Perché? Perché la dispressia, come abbiamo visto, influisce sulla motricità e quindi su quei movimenti che sono essenziali per parlare. Un bambino afasico o un adulto afasico pensa alle parole che vuole dire e la parte del cervello che coordina i movimenti per dire quelle parole invece riceve un segnale sfocato o nessun segnale. Quindi, per parlare c'è bisogno di una coordinazione rapida e complessa. Se riflettiamo ai movimenti che noi dobbiamo fare quando parliamo, quando produciamo un fonema dietro l'altro, una parola dietro l'altra, ci rendiamo conto che c'è una potente coordinazione centrale che riguarda le memorie procedurali, cioè quelle che riguardano i movimenti, attraverso cui noi produciamo parole. Certo, se dobbiamo produrre una parola in una lingua sconosciuta, la stiamo imparando, andiamo lentamente, compiamo degli errori, non abbiamo quegli automatismi, ma una volta che abbiamo appreso quelle parole di quella lingua, possiamo pronunciarle in maniera efficiente. Per avere un'idea, ecco, io ho preso questa parola in inglese, la parola cat, gatto, in italiano è un po' più difficile, insomma, bisogna prendere molti più suoni. Che cosa bisogna fare? Cat è fatta di una C, di una A e di una T. Il suono C, K, C dura, deve aprire la mascella, tira rapidamente sulla parte posteriore della lingua, cat, e spegnere le corde vocali, tenendo le labbra neutre. Dopodiché deve pronunciare la, un breve suono di A. Apri la mascella un po' più larga, appiattisci di più la lingua, attiva le corde vocali, tieni le labbra neutre. E poi c'è finalmente la T, chiudi un po' di più la mascella. Se vi rendete conto, insomma, non continuo. Tutte queste produzioni motorie
che il foniatra può analizzare e comprendere, in realtà noi vengono in automatico. In un bambino invece con dispressia linguistica questo non viene in automatico e quindi c'è una rieducazione che per esempio punta a fare tenere la bocca tutta aperta oppure la bocca un po' più chiusa, a mordere un qualche cosa per acquisire una capacità dei muscoli facciali e via dicendo. Sempre per quanto riguarda la dispressia verbale evolutiva, diciamo, che è un disordine nella programmazione dei movimenti, come possiamo definirla? Incapacità da parte del bambino di articolare i suoni di una lingua, cioè i suoi fonemi, in modo accurato, stabile, assemblandoli in modo corretto e ordinato. Per chi non, diciamo, non ha esperienza di dispressia, o non è ovviamente disprassico, tutto ciò può sembrare strano. In realtà noi abbiamo dei meccanismi che in automatico ci consentono di gestire la nostra motricità fine e quella del linguaggio. Quali sono le caratteristiche? Beh, mancanza di sistematicità e coerenza nella produzione di suoni, stiamo parlando sempre di dispressia verbale, fonemi. Oppure difficoltà nell'organizzazione delle sequenze, per cui il bambino è capace di produrre dei suoni isolatamente, ma non di associarli in fonemi, sillabe e parole. Quindi può produrre un fonema, mettiamo b, c, eccetera, ma non è in grado poi di produrli in associazione. E poi alterazioni, come avviene nella dispersia motoria, insomma, in generale, a carico della velocità. In questo caso dell'intonazione e dell'accentuazione. Per finire sulla dispressia verbale in età evolutiva, beh, il bambino può fare una serie di errori che si chiamano incoerenti. Per esempio, cerca di articolare la stessa parola e invece di dire gatto dice tatto, dice datto, dice dotto. Parola dopo l'altra e diventa complesso comprendere ciò che il bambino vuol dire. Poi, difficoltà nel mettere in sequenza suoni linguistici e transizione lenta tra un suono e quello successivo. Il bambino sembra rallentare, soprattutto nelle parole più lunghe, oppure sembra che scandisca una parola sillaba per sillaba. Poi, alterazioni della prosodia in velocità, intonazione e ritmo. Che cos'è la prosodia? È quella intonazione emotiva che ci permette di sottolineare alcuni aspetti del nostro linguaggio. Insomma, io non dico dammi, se voglio dare un ordine secco, dico dammi quell'affare. Ecco, questo è un aspetto di prosodia. Alternare alti e bassi e via dicendo. Allora, anche in questo caso l'eloquio può essere rallentato o monotono. Poi, sempre qui, ci sono sempre degli errori, per esempio nella collocazione dell'accento, può dire bananà invece di banana e così via. Evoluzione. Ma partiamo dai 7 anni, un bambino ha una maggiore capacità di utilizzare le informazioni visive. Ma un bambino disprassico ha una scarsa consapevolezza sensoriale tattile e quindi tutte le competenze, diciamo, proprio-scettivo si riflettono in movimenti che non sono sincronizzati, in problemi posturali, in movimenti esagerati e così via. È qui che si interviene con la rieducazione di un bambino disprassico, cioè non insegnargli a compiere alcuni movimenti in maniera parcellare, sequenziale, aiutata e così via. Poi, dopo i 9 anni, i gesti su imitazione e pantomima visiva sono simili a quelli dei bambini di controllo, ma in modalità verbale peggiorano rispetto ai controlli. E questo può la dispersia linguistica verbale può peggiorare con l'età. Allora, in generale, la dispersia evolutiva comporta delle carenze, dei deficit funzionali.
Integrare le informazioni, abbiamo già detto, sensoriali provenienti da vista, tatto, cinestesia, udito, eccetera, e difficoltà di organizzare un piano d'azione ben definito. I famosi lacci delle scarpe, che in genere pongono dei problemi a tutti i bambini, però per un bambino disprassico non sa da dove iniziare, insomma, perché non coordina tutte queste abilità sensoriali. E poi, se gli si dà un comando verbale, ha una maggiore difficoltà nel rappresentare, nel portare a termine un'azione. Allora, che cosa succede a livello di scuola primaria? Ovviamente, questo è un testo scritto da un bambino disprassico, no? Non subentra quell'automazione del gesto grafico che normalmente subentra nei primi anni della scuola primaria, quando il bambino man mano comincia a scrivere in automatico, voglio dire, mette a frutto quelle memorie procedurali che man mano costituiscono un suo patrimonio di gesti per tradurre, per esempio, un termine verbale in un termine scritto. Se io gli detto tre parole, ecco, ha difficoltà nell'automatizzare questo compito. Perché? Perché può essere incapace di tenere in mano lo strumento, mostra lentezza. Nel caso appunto, non rispetta i margini del foglio perché può scrivere in alto, in basso, uscire dai margini e così via, cosa che nei disegni i bambini piccoli tendono a fare. Incapace di concentrarsi sul contenuto di ciò che sta scrivendo e poi le dimensioni eccessive, la mancanza di uno spazio tra una parola e l'altra e così via. La frase in oretto indica qual è l'aspetto compensativo che si può utilizzare proporre l'uso del computer a scuola, accanto ad una rieducazione, ovviamente. Più tardivamente, ecco, nella scuola secondaria dovrebbe diventare più autonomo e meno dipendente dall'insegnante, passare da una all'altra, gestire libri e cose del genere. E questi compiti sono abbastanza complessi e quando deve invece fare un compito reale, un compito in classe, come si fa nella scuola secondaria, eccetera, questo ragazzino, questo bambino si sente stressato perché non si rende conto di non essere in grado di poter fare ciò che gli viene richiesto, insomma. Quindi dovrebbe avere un po' più tempo. Magari stare da solo in un'altra aula, in modo di non vedere i compagni che, diciamo, agiscono in maniera molto più rapida. In genere preferisce le prove orali, a meno che non abbia una dispersia verbale. Le prove scritte a scelta multipla sono più semplici per lui, ovviamente, e può avere bisogno di mappe, schemi, insomma, che in qualche modo tracciano l'algoritmo, cioè la sequenzialità delle azioni che vanno compiute. Allora, discalculia. Allora, la discalculia è un altro dei due disturbi specifici dell'apprendimento che dobbiamo considerare oggi e riguarda il cosiddetto senso del numero. Senso del numero, che cosa significa? Non significa la nostra capacità di fare calcoli, ma di stabilire, per esempio, che ci sono di fronte a noi due oggetti anziché tre oggetti anziché quattro anziché due e così via. Allora, questo si chiama il senso del numero e normalmente questo senso del numero è presente in maniera molto precoce, è presente negli animali, nei mammiferi in generale, che notano la differenza tra il numero degli oggetti che hanno visto e il numero degli oggetti che ci sono in un particolare momento, se un oggetto è stato aggiunto o sottratto, però sin dai 3 mesi di età i cambiamenti della numerosità, che cosa fanno? Attivano un'area particolare della corteccia parietale. Allora, ricordiamoci che la corteccia parietale è l'area che è anche implicata nella spazialità, quindi nel posizionamento, mettiamo degli oggetti nello spazio.
Io mi faccio una mappa spaziale perché so che mettiamo qui a destra il mio mouse, qui ho un block notice, qua davanti ho il computer, sono tutti automatismi, no? E dipendono dalla corteccia parietale. Mentre i cambiamenti dell'identità degli oggetti attivano la corteccia temporale. Quindi la parietale, cambiamenti della numerosità. Corteccia temporale, questa parte qui, vicino alle mie tempie, diciamo, questa parte, è l'identità. Che cosa vuol dire l'identità? Che se prima avevo tre pallette, mettiamo, e poi io ho tre cubi, ecco, io noto che c'è un cambiamento e con le tecniche di Brain Imaging io posso dimostrare che un cambiamento della numerosità o un cambiamento dell'identità induce una reazione del cervello. Quindi il cervello in qualche modo reagisce a questo messaggio visivo che noi stiamo vedendo. Allora, che cosa succede quando presento un numero sotto forma, in un adulto, poniamo, sotto forma visiva o acustica? Bene, si attiva la corteccia parietale e lo si attiva in maniera selettiva. La corteccia intraparietale, una faccia che adesso vedremo della corteccia parietale, si attiva quando faccio un calcolo approssimativo. Quindi quando faccio, non so, 2 più 1 è un calcolo approssimativo, diciamo, oppure sottraggo da 5 2, ecco, un calcolo approssimativo. Come quelli che si fanno spesso al mercato, diciamo, facciamo un calcolo esatto, ma diciamo, ma se questo, che ne so, di chilo di fagiolini costa X, non so, 3 etti, grosso modo costeranno un terzo, anche se dovrebbe essere un po' di più, dovrebbe essere un terzo più un terzo più un terzo e così via. Se invece facciamo un calcolo esatto, si attivano altre aree, si attivano le aree del linguaggio. Perché, come vedete, ci sono delle interazioni tra calcolo e linguaggio. E un bambino piccolo, per esempio, che fa i calcoli, utilizza la stessa area che gli serve per parlare. L'area di Broca, quella situata nella corteccia frontale, è quella che gestisce le memorie procedurali delle parole che dice, che gli consentono di dire, non so, palla, cucchiaio, coltello e così via. Ma è anche quella che viene mobilitata nel momento in cui lui fa un calcolo esatto. Perché? Perché l'area di Broca, come quasi tutte le aree cerebrali, ha varie funzioni. E una delle funzioni dell'area di Broca è quella di controllare le dita della mano, insieme ad altre aree della corteccia. Quindi l'area di Broca controlla le memorie procedurali del linguaggio, controlla le dita, ed un bambino piccolo impara con le dita a contare. Se voi gli fate cosa fa 2 più 3? Fa 5. Cosa fa 3 meno 2? E così via. Lo fa con le mani. Normalmente si aiuta con quello, se glielo proibite, dice tieni le mani dietro la schiena, lo farà con le mani dietro la schiena ed è giusto che faccia così perché sta mettendo in atto dei meccanismi che sono alla sua portata. Questo quando procede alla sua capacità di fare dei calcoli approssimativi. Che cos'è la discalculia? Allora, la discalculia è una compromissione delle capacità, delle abilità aritmetiche, quindi quelle abilità che consentono di raggiungere una qualche padronanza delle capacità di calcolo, comprendere, produrre, mettere in atto delle procedure del calcolo scritto, risolvere dei problemi. Questi sono l'insieme delle capacità che sono fondamentali per operare un calcolo. Devo capire, mettiamo che 3 è maggiore di 2, devo produrre, devo scrivere, devo risolvere un problema. Allora, un bel libro in cui prendono in esame tutte queste caratteristiche del senso del numero, è questo di questo collega francese, Stanislas Dehaene, che si chiama Il pallino della matematica, edito da Cortina. Lui ha studiato molto il cervello, il rapporto alla discalculia, e
e in rapporto al cosiddetto senso del numero. Secondo Dehn, le numerosità approssimative sono ordinate automaticamente lungo una linea di numeri mentali, cioè noi avremo una linea teorica, diciamo, che mi dice che 3, diciamo, è inferiore ad un passo successivo che può essere 4, che può essere 5, che può essere 6 e così via. Allora, il meccanismo per, come dice la scritta, per rappresentare ed elaborare la grandezza non simbolica, ad esempio il numero di punti, è noto come sistema dei numeri approssimativi. E quando c'è un deficit, diciamo, questa rappresentazione non funziona e si verifica quella che si chiama deficit del modulo numerico. E Dehaene e tanti altri ormai sono d'accordo nel considerare che la discalculia è legata a questo deficit del modulo numerico, cioè all'incapacità di rappresentarci le grandezze in maniera simbolica lungo una linea ideale. Dove si verifica questo problema? Nel cosiddetto solco intraparietale destro, nei bambini che soffrono di discalculia e questo solco intraparietale destro non è invece coinvolto nella stessa misura nell'elaborazione numerica non simbolica. Vediamolo nel dettaglio che cosa vuol dire. Questo sarebbe il modello del senso del numero. C'è una rappresentazione verbale, per esempio io dico 9 o cosa c'è scritto? 95. C'è una rappresentazione della grandezza lungo la linea teorica, per esempio una linea in cui c'è dallo 0 arrivo al 95, passando attraverso una serie di altri numeri inferiori. Che cosa succede? Io cerco di fare anche un confronto o un calcolo approssimativo. Ce n'è più di queste palline qui? O ce n'è meno in quest'altre. Si fa quello che si chiama un subitizing, che è un termine per indicare la capacità di fare dei conti approssimativi per un ridotto numero di oggetti, per esempio. Poi, allo stesso tempo, devo comprendere le parole che riguardano il numero, e sapere contare. Alla fine, quando io leggo e scrivo i numeri, io passo a tracciare appunto questi simboli sulla carta, scrivo 9,95 sul foglio e posso passare a calcoli più complessi. Scusate, ho girato qui. Allora, che cosa implica dal punto di vista cerebrale? L'esistenza di varie strutture che fanno parte di una vasta rete che è implicata nel cosiddetto senso del numero e nella capacità di eseguire dei calcoli. La struttura maggiore, diciamo più critica, è il solco intraparietale dell'emisfero destro. Qua state vedendo un emisfero destro, non l'emisfero sinistro, che è un emisfero linguistico. Quindi, questo senso del numero e la discalculia derivano da alterazioni di questa grande rete che è legata alla corteccia parietale superiore e a una struttura che qui vedete che si chiama giro angolare. Ma a voi non serve, diciamo, nel dettaglio. L'importante è comprendere che nell'emisfero destro esistono delle strutture che ci permettono di compiere dei calcoli approssimativi, cioè di avere un senso del numero. In questa tazza ci sono, in questo piatto della bilancia ci sono più zucchine, mettiamo che nell'altro piatto. Non ho bisogno di contarlo, lo vedo subito, insomma, ho un senso numero. Certo, se c'è una pila enorme non lo posso avere, ma normalmente anche un bambino di 3 mesi, come vi dicevo, reagisce a queste quantità in numero ridotto, ed è in grado di comprendere se la quantità varia in più o in meno. Quindi, di questo sistema dei numeri, diciamo, fanno parte la comprensione e la produzione dei numeri, la capacità di riconoscere e riprodurre i simboli numerici,
simboli, le lettere, i numeri arabi, le parole che indicano i numeri. Posso scrivere 9 oppure 10 per iscritte e così via. In gran parte queste capacità passano, siccome stiamo parlando di parole, di processi lessicali. Può sembrare difficile, ma non lo è tanto, scusate un secondo. Processi lessicali che cosa vuol dire? Che quando io, per esempio, guardo qualche cosa, una parola scritta, utilizzo una via lessicale diretta, cioè passo attraverso il lessico ortografico, passo attraverso il sistema lessicale, cioè che cosa vuol dire quella parola, e dopodiché sono in grado di passare alla rappresentazione di tipo fonologico oppure a scrivere. Questo è un sistema lessicale diretto, riconoscere subito la parola dalla struttura ortografica e dal contesto semantico. Così come avviene per le parole, la stessa cosa avviene per i numeri. Io devo subito riconoscere che cos'è un numero, 1, 3, 2, 5, 8 e così via, o numeri più complessi, perché quando lo leggo in forma scritta, io sto in qualche modo interagendo con quel numero come se fosse una parola scritta. Quindi la cosa diventa un po' più complessa. Ma per fare dei calcoli, uno più uno deve avere delle conoscenze, e sono quelle che insegniamo ai bambini piccoli. Conoscenza dei simboli operazionali e l'algoritmo corrispondente, più, meno, in genere si fanno inizialmente le addizioni, poi si va alle sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Poi, conoscenza dei fatti aritmetici, operazioni comprese entro la prima decina e le eventuali tabelline, e poi procedure delle quattro operazioni. Attraverso questa struttura lui può andare attraverso un algoritmo in cui 3 più 4 uguale 7, diciamo la somma totale. Allora, naturalmente, siccome non stiamo agendo in un sistema teorico, stiamo agendo in un sistema nervoso, in un cervello, che cosa può essere importante per imparare l'aritmetica matematica? Beh, anzitutto deve avere una memoria di lavoro, quello per tutte le attività che io faccio. Non si vede perché non dovrebbe essere la stessa cosa per la matematica. Beh, se io mi concentro su qualche cosa, per esempio sul fatto che so, voglio prendere questo bicchiere e bere un po' d'acqua, lo sto facendo. Ho messo in atto una memoria di lavoro per il tempo necessario a allungare il braccio e prendere quel bicchiere. Una memoria di lavoro un po' più complessa, devo uscire di casa e ricordarmi di prendere, che ne so, il portafoglio, le chiavi, quello che è. Anche quella è una memoria di lavoro. Non è che sempre funzioni. In un anziano con problemi degenerativi del sistema nervoso, la memoria di lavoro può vacillare. Sta dirigendosi verso la porta e dice: ma cosa stavo facendo? Non si ricorda che volevo uscire, mettiamo. Oppure non si ricorda che avevo pensato adesso prendo il portafoglio per pagare il giornalaio, faccio per dire, insomma, no? Allora, la memoria di lavoro, scusate, quindi è. Ci consente di memorizzare le informazioni nella nostra mente per un periodo breve di tempo, quello che vi ho appena detto. Però c'è un limite alla quantità di informazioni. Questo l'hanno studiato tutti gli psicologi sperimentali dell'inizio del Novecento. Tanto più aumenta un numero, è tanto più difficile ricordarlo, a meno che noi non lo parcellizziamo. Se io vi dico il mio numero di telefono è 83 95 38 27, mettiamo che sia così. L'ho parcellizzato, 83, 25, 99, non me lo ricordo più, ma 27, immaginiamo. Se vi dico 83 milioni, questo non lo potete ricordare, no? E se io vi dico 362, vabbè, ve lo potete ricordare. In genere sino a 5 non avete problemi. Ormai con il computer molto spesso mi mandano un messaggetto: immettete questo numero per accedere al vostro conto, mettiamo in banca, se avete un conto bancario online. E quello vi dovete ricordare che è un numero di 5 cifre, in genere non ci sono problemi. Più è lungo il numero,
più la memoria di lavoro vacilla. Quindi, per numeri fatti di due cifre, problema non si pone, per numeri fatti di cinque cifre, dipende dall'età del bambino. Se il bambino soffre di forme di discalculia, anche quello può essere legato alla sua incapacità, a una memoria di lavoro carente e a una scarsa anche velocità di elaborazione, per cui, diciamo, recupera o manipola le informazioni che gli sono state date. Un discalculico ha una notevole lentezza nel compiere queste operazioni. Allora, ci sono due modelli di discalculia, diciamo. Una che implica un deficit singolo, perché qua, mentre prima nelle dispressie andiamo a tentoni, abbiamo detto sì, ci sono alcune condizioni, un parto precoce, una familiarità e così via, però non sappiamo esattamente dove sia il deficit centrale, dove sia il deficit del cervello. Per la discalculia invece lo sappiamo. Butterworth, che è uno degli studiosi che ha più studiato, vari anni fa, questo problema, dice c'è un deficit centrale nell'elaborazione del numero. E qual è la parte? Il solco intraparietale, questo qui, il solco intraparietale, questa struttura è l'area del cervello che si occupa di confrontare cifre e un numero di punti. Quindi su una linea teorica, immaginiamo un righello dove si parte da zero e si arriva a 30 centimetri, beh, una persona con un senso del numero sa che man mano che progredisce aumentano i numeri. Oppure sa che se io vedo una serie di palline, queste palline possono essere più o meno di altre palline. Per esempio, in questo caso io ho altre strutture che sono sempre il solco intraparietale che reagisce alla numerosità. Occhio e croce, dove ce n'è di più? Beh, chiaramente qui. Occhio e croce, dove ce n'è di più? Chiaramente qui. Non avete bisogno di fare un calcolo. Vi basate su una capacità innata, sul vostro senso del numero. E se io vado avanti, ecco, quanti punti? Quanti punti? Quanti punti? Quanti punti? Qual è il gruppo maggiore? Blu o rosso? Guardate che anche un piccione lo sa fare questo, anche dico piccioni perché hanno un'abilità visiva notevole nel contare gli oggetti, ma qualsiasi mammifero e qualsiasi essere umano che non soffra di discalculia. Il gruppo maggiore? Blu o rosso? Non dovete contare. Qual è il gruppo maggiore? Blu o rosso? Eccetera. Allora, questo è un primo modello. Lì è la sede che falsa il cosiddetto senso del numero, questa capacità di situare le grandezze. Poi, altro modello di discalculia, difficoltà di apprendimento della matematica, sono legate, diciamo, implicano vari fattori, una incapacità, in questo caso, di pensiero logico e conoscenza del conteggio, abilità linguistiche, rappresentazione numerica, memoria di lavoro, le cose che dicevamo in qualche modo prima. Allora, quando si impara la matematica, bisogna fare delle connessioni tra rappresentazioni non simboliche di numeri. Simboliche sono i numeri arabi, per esempio, oppure una colonnina, con graduata. Ma noi siamo capaci di, entro certi numeri, di valutare le differenze tra due insiemi di oggetti. Per esempio, questo è un insieme con pochi pinguini, questo è un insieme con tanti pinguini. Non abbiamo bisogno di fare un calcolo e di contarli, abbiamo un senso del numero, diciamo, lo facciamo. Può sembrare banale, però chi non ha il senso del numero, di fronte a queste due immagini, resta bloccato, un discalculico, non sa dare una definizione, no? E le nostre rappresentazioni simboliche di diverse dimensioni, per esempio 4 o 12 pinguini e via dicendo. Poi, noi diamo un senso alle cose attraverso la nostra capacità di contare e il nostro senso del numero. Quindi, diciamo, quali sono le abilità che mettiamo in campo? Una comprensione e un linguaggio. E questo linguaggio può essere verbale, 2, 3, 4, 5,
simbolico, scrivere 2, scrivere 3, scrivere 5. Per un bambino che sta imparando, deve comprendere che quel simbolo corrisponde ad una quantità, quindi che è qualcosa di astratto, come le parole. Esattamente come le parole, se gli dicono, so, forbici, ecco, un bambino di 3 anni, un bambino di 4 anni, si rappresenta le forbici. Se gli dico portami le forbici, la parola forbice, lui va e prende le forbici, magari lo sceglie un altro oggetto meno pericoloso, ma insomma. È lo stesso se io dico ad un bambino che ha iniziato ad avere una rappresentazione simbolica, 3, 4, 5, può scrivermi 3, 4, 5 come potrebbe scrivere la parola per esteso 3, 4, 5. Ecco, deve passare da un codice all'altro, dalla scrittura della parola intera al simbolo della lettera araba. Quindi i simboli che utilizziamo ci permettono di avere idee complesse, diciamo, in un modo che è più accessibile delle semplici parole. Però la matematica è un linguaggio, no? Allora, che cosa devo fare? Devo comprendere e devo produrre. Comprendere il significato dei simboli numerici, va bene, 1, 2, 3, 4. Comprendere il significato del valore quantitativo delle cifre, 44 e più di 37, mettiamo. Quantitativo, il significato del valore posizionale delle cifre. Per esempio, su un regolo, 10 viene prima di 12, viene prima di 15 e così via. E dal punto di vista della produzione, che cosa devo saper fare? Devo saper numerare in avanti e indietro, devo saper scrivere numeri sotto dettatura, devo ricordare le tabelline. Devo sapere incolonnare, devo ricordare combinazioni e fatti numerici. Quindi, come vi rendete conto, insomma, stiamo, diciamo, giocando su più livelli. Non è più il senso del numero, ma una serie di capacità che poi alla fine termineranno in un algoritmo. Allora, discalculia. La condizione che rappresenta uno dei disturbi specifici dell'apprendimento e in genere si parla di abilità logico-matematiche, ma in realtà molte di queste abilità, lettura e scrittura dei numeri e così via, implicano che uno sia efficiente nel richiamare e assemblare le componenti numeriche. Questo non implica una forma di logica. Il bambino che discalculico non ha un senso del numero, ma può avere una sua logica perfetta in altri ambiti. Qui invece la sua logica, diciamo, legata al calcolo è bloccata dal fatto che lui non ha un senso nel numero. Quindi parliamo di discalculia quando ci riferiamo ad abilità aritmetiche che non coinvolgono essenzialmente il ragionamento logico. Per esempio, dover decidere che 5 è maggiore di 3. Ecco, un numero è più grande di un altro. Ma queste abilità devono comportare l'automatizzazione delle procedure di base, come leggere e scrivere le cifre, memorizzare delle tabelline, procedure per eseguire i calcoli. Per quanto sia, le tabelline continuano ad avere un loro ruolo. Anche se ai bambini non piacciono perché devono fare uno sforzo, devono prestare attenzione, però in qualche modo ingranano degli automatismi, insomma, delle procedure. Sono uno dei mattoni attraverso cui man mano loro acquisiscono sempre in maniera più, diciamo, potente una capacità di intervenire con i numeri. E poi, sulla base di queste conoscenze, possono eseguire dei calcoli. Allora, quando emergono le difficoltà di un bambino che soffre di discalculia, è in genere verso il termine del primo ciclo, quando si presuppone che lui ormai abbia una capacità di automatizzare in maniera rapida
il fare dei calcoli in maniera efficiente, insomma, per risolvere dei problemi. E in un bambino che soffre di discalculia, noi osserviamo alcuni errori classici e alcune difficoltà. Ad esempio, difficoltà nel leggere e scrivere numeri complessi, ad esempio quelli che hanno lo zero. Oppure dei numeri lunghi, quelli composti da molte cifre. Se deve leggere un numero, ad un certo punto, due cifre può andare, tre cifre può andare. Quando superiamo le cinque cifre, la cosa pone dei problemi. Poi, difficoltà nell'eseguire le quattro operazioni scritte, perché non hanno le regole procedurali degli algoritmi. E poi, difficoltà nel ripetere la maggior parte delle tabelline, questo è un compito che viene essenzialmente portato avanti con la memoria di lavoro e con una memoria a lungo termine a forza di ripetere, ripeti la tabellina del 2, ripeti la tabellina del 4, del 5 e così via, da una memoria a breve termine si passa ad una memoria a lungo termine. Però se questi dati non rientrano nella mente del bambino, cioè lui non ha senso nel numero, e questo può, gli pongono delle difficoltà. E naturalmente le difficoltà riguardano l'automatizzazione delle procedure di conteggio, come per esempio contare a salti o contare all'indietro, non so, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e così via. Oppure all'indietro 12, 10, 8, 6, eccetera. Ecco, queste sono difficoltà che presenta un bambino discalculico. Allora, in realtà, diciamo, questi bambini non hanno difficoltà in altri compiti, per esempio l'ordine di grandezza di una sequenza di numeri. Li vedono, mettiamo 33, 333, 3330 e via dicendo, perché devono appoggiarsi alla cosiddetta linea mentale dei numeri. E in questo caso possono avere delle buone capacità di codifica semantica. Cos'è la codifica semantica? È il significato delle cose. Quindi i bambini non hanno dei deficit intellettivi. Sono in grado di portare avanti dei ragionamenti, purché questi ragionamenti non implichino l'utilizzo di numeri. Se si tratta di fare un ragionamento, un sillogismo, per esempio, sia pure nella versione sua più semplice, che una procedura logica, il bambino non ha problemi nel portare avanti un sillogismo. Poi, discalculia primaria. Allora, ricapitolando questo aspetto, incapacità di contare, perché non si è in grado di applicare le regole dell'aritmetica o le si applica in maniera embrionaria, insomma, così come se fosse un bambino alle prime armi. Quindi il bambino può arrivare verso la fine della scuola primaria e si comporta come un bambino della prima e non riesce soprattutto a rispondere velocemente, questo è il problema, i tempi di reazione, quanto fa 5 per 6? Per dare questa risposta ci mette molto tempo, si aiuta con le dita, con altri riferimenti, non fa uso della tabellina, oppure può addirittura confondere la moltiplicazione con un'altra operazione. Quindi è un po' il caso, diciamo, in questo caso. Poi il suo problema, il problema di un bambino con discalculia, è essenzialmente legato al calcolo. Quindi può essere opportuno utilizzare supporti come il computer, dare più tempo, aiutarlo a eseguire il compito passo passo, ripassare le regole aritmetiche con assiduità e in qualche modo aiutarlo con strumenti compensativi. A volte si arriva, insomma, al calcolatorino, eccetera. La discalculia secondaria, invece, questa che abbiamo considerato era una discalculia primaria. Lì sono compromesse le strutture nervose
che assicurano un senso del numero e un'abilità numerica. Nella discalculia secondaria, invece, questa è una conseguenza di altre difficoltà di apprendimento, per esempio la dislessia, la disgrafia o il neglect. Il neglect è una situazione che in genere riguarda gli adulti, ma trascurare una metà, la metà sinistra in genere del campo visivo. Per esempio, se io sono l'esempio classico a Piazza del Duomo a Milano o a Piazza San Pietro a Roma, a Piazza del Duomo non vedo, cioè cognitivamente, la galleria che è sul lato sinistro, ma vedo il Palazzo Reale sul lato destro, a Piazza San Pietro vedo il colonnato di destro, ma non esiste per me il colonnato di sinistra. Questo è un neglect. In alcuni casi questo riguarda anche i bambini, se uno soffre di un neglect, beh, insomma, manipolare i numeri non è cosa facile, no? Una pagina stampata, una pagina che viene scritta, eccetera. Quindi in questi casi è il disturbo primario che va in qualche modo compensato. Per esempio, se si tratta di un bambino dislessico che non riesce a leggere i numeri, e il problema è riabilitarlo per quanto riguarda la dislessia, quindi la lettura, la riabilitazione per la lettura, e poi secondariamente avrà giovamento nel campo dei numeri. Poi, considerare un aspetto emozionale, perché questi bambini, insomma, non sono entità cognitive essenzialmente, anzi, gli aspetti emotivi possono aggravare una situazione di dislessia, quasi sempre, insomma. Perché ha una difficoltà di apprendimento e quindi bisogna in qualche modo spiegargli, diciamo, che la sua è una delle tante diversità e che per lui invece il problema è contare rispetto, è meno efficiente rispetto ai suoi coetanei, ma magari ha una capacità che i suoi compagni non hanno. In questo, adesso, al momento attuale, c'è tutta una lunga discussione sulle altre abilità, quindi sul fatto che esistono delle differenze che vanno considerate quasi ai limiti della fisiologia. E in queste differenze, per esempio, non so, problemi di discalculia, problemi di dislessia, eccetera, vengono considerati quasi come un indice della variabilità umana. Il discorso è sorto con le forme di autismo ad alto funzionamento, cioè quei soggetti autistici che non hanno problemi cognitivi, anzi possono addirittura eccellere in alcuni aspetti cognitivi, e allora si è sviluppata una discussione per dire ma perché non consideriamo che la variabilità umana è tale per cui alcuni soggetti possono essere anche autistici ed altri invece non autistici, via dicendo, e questo discorso ha investito alcuni aspetti dei DSA. Resta il fatto che quando si trova un compenso, il ragionamento funziona, quando invece questo compenso non c'è o non è stato, insomma, prodotto, il problema sussiste. Quindi questa discussione ha visto neuroscienziati, psicologi, esperti di bioetica e così via, confrontarsi su quali sono i limiti della variabilità umana e dell'accettazione di queste differenze. Poi, dal punto di vista etico, ovviamente tutti vengono accettati, insomma, però il ragionamento è un po' più circoscritto, fa parte di una particolare variabilità umana, l'essere nel caso specifico, discalculici, però vanno in qualche modo aiutati e riabilitati. Allora, e questo è il concetto di biodiversità di cui parlavo. È stato tirato in ballo da questo studioso che si chiama Simon Baron Cohen, che è un grande esperto di autismo, e che lui ha detto: io preferisco utilizzare condizione dello spettro autistico invece del termine classico dell'American Psychiatric Association, disturbo dello spettro autistico. Uno dice, vabbè, ma qua ci stiamo arrampicando sugli specchi, perché condizione dello spettro autistico? Dovrebbe essere meglio di disturbo dello spettro autistico. Lui dice, il mio termine cambia solo una parola, però è una
cambiamento importante perché, diciamo, ASC, condizione, comporta il messaggio che le persone con spettrotesi hanno una disabilità su base biomedica, ma implica che, diciamo, che questa diversità sia legata ad un danno cerebrale. Però poi il concetto è abbastanza complesso, come vedete, dice, però siamo chiari, la neurodiversità non implica, non equivale al relativismo. Dice, il relativismo ci dice che tutti i profili neurologici sono uguali, però sappiamo che in alcuni casi, in un ambiente particolare, sono svantaggiati e che quindi possono avere difficoltà a far fronte a degli ambienti. La stessa cosa direi per questi DSA, insomma, di cui abbiamo trattato oggi. Possono avere delle ottime abilità di logica, ma zoppicare per quanto riguarda altri aspetti. Calcolatrice è uno strumento dispensativo, essenziale in pratica per fronteggiare alcuni aspetti della discalculia. In genere suscita diffidenze, però bisogna, appunto, come dice la frase rossa, distinguere tra conoscenza della struttura dell'algoritmo, la componente logica, e conoscenza procedurale relativa alla memorizzazione messa in atto dei passaggi sequenziali necessari a svolgere l'operazione. Quindi, dice, tutti i bambini devono essere aiutati a comprendere l'algoritmo. Ma quelli che non sono in grado di memorizzare le procedure, come nel calcolo dei soggetti con discalculia, potrebbero utilizzare i supporti, dice, di cui anche noi ci serviamo, perché poi alla fine gran parte dei calcoli noi non lo facciamo mentalmente o carta e matita, no? E questo pone un problema più generale che è quello delle nuove tecnologie. Delle nuove tecnologie, del loro utilizzo, e dei problemi che pongono sia per quanto riguarda la lettura, sia per quanto riguarda il calcolo, sia in quanto, diciamo, sottraggono ad una prassi consolidata una serie di passi. Uno, lo sviluppo di una memoria di lavoro, primo punto, quindi memorizzare alcune procedure. In primo luogo, ancora prima, una capacità di prestare attenzione e non avere un'attenzione fluttuante o essere distratti di continuo dalle cose che succedono in alcune delle nuove tecnologie. Questo è un problema che vediamo spesso, insomma, i bambini esplorano il web e sono attratti da una cosa, però passano subito ad un'altra, fanno un videogioco, però passano subito ad un altro aspetto di quel videogioco e via dicendo. Quindi investono molto emotivamente, investono molto in tempi di reazione, però i loro processi di attenzione e i loro processi, appunto, di memoria a breve termine, in qualche modo possono essere compromessi. E per questo, quando abbiamo parlato della disgrafia, che è della, in generale, dell'apprendimento della scrittura, che è importante imparare a scrivere manualmente, perché manualmente io utilizzo un gesto che controllo dal punto di vista somatico. Quindi con i miei muscoli, con i movimenti della mia mano, il gesto ha una sua lentezza, il gesto mi consente di dare forma a ciò che scrivo, di riflettere e poi nella lettura appunto di ricapitolare queste parole che ho trascritto. Con la tastiera invece i tempi sono più rapidi, il gesto è più semplice, però non ho acquisito una capacità che è quella di operare lentamente e di facilitare i processi della lettura, perché scrivendo è facilitata la scrittura, facilita la lettura, su questo non ci piove, come si dice spesso, insomma, è un rapporto ormai riconosciuto da tutti. Quindi è più facile chiaramente imparare a scrivere con la tastiera del computer, però questo si riflette su altri problemi. Uno dei pareri, penso, più sensati è quello che i bambini devono imparare a scrivere manualmente e poi passeranno, come tutti noi, all'utilizzo del computer. Se
Stessa cosa si può dire invece, non si può dire per la discalculia, in cui molto spesso se non hanno supporti per questi automatismi, cosa difficile ad avvenire se hanno questi problemi cerebrali che riguardano il senso del numero, gli strumenti dispensativi invece possono essere una strategia per consentire loro di compiere dei calcoli anche per dare un senso di fiducia a questi bambini. Interromperei un momento per sentire se ci sono delle domande su questi argomenti. Magari ci Adesso qua. chiunque può attivarsi l'audio. Io ce l'ho già attivato, quindi se ci sono delle domande, perché probabilmente l'argomento non è semplicissimo, perché ci sono varie abilità cerebrali che sono implicate. In genere, il potenziamento della memoria a breve termine, che è un aspetto importante per molti di questi disturbi specifici dell'apprendimento, passa attraverso tecniche anche banali, per esempio il prestare attenzione a delle figure e porsi delle domande su quella figura. Mi pare che ne abbiamo accennato forse una volta fa, se non abbiamo accennato, immaginate di avere una figura, anche una pubblicità qualsiasi tipo, normalmente noi le guardiamo per pochi secondi, come avviene in televisione. Se abbiamo un fermo immagine, o meglio, se abbiamo su carta stampata quella figura, noi possiamo porci delle domande sul perché quella realtà viene rappresentata in quel modo, che cosa raffigura, il rapporto sfondo primo piano e via dicendo. E questo è un esercizio abbastanza importante per aumentare la memoria a breve termine e le nostre capacità soprattutto di prestare attenzione. Se uno lo fa, lo si può fare anche in classe, in gruppo. Per esempio, presentare un quadro, una figura, qualche cosa di divertente, eccetera, e chiedere ai bambini che cosa ti colpisce di questa figura, che differenza c'è tra la figura in primo piano e lo sfondo. È importante lo sfondo? Oppure perché non c'è uno sfondo? Poi, che emozioni ti suscita questa figura? Oppure, come l'avresti tracciata questa immagine? Come l'avresti rappresentata tu? L'avresti fatta in modo diverso e così via? Allora, i bambini imparano a prestare attenzione e imparano ad esercitare una memoria a breve termine, cioè a tenere nella loro mente quell'immagine nelle sue varie connotazioni. Se uno continua con questo esercizio, i bambini lo fanno, non so, per una decina di volte. Ecco. Magari non nella stessa giornata, ma insomma come un giochetto, man mano acquisiscono una capacità di osservazione e quindi di soffermarsi su dei particolari che sono importanti per dare una rappresentazione più completa della realtà. Questo vale, diciamo, direi, per tutti i bambini in generale, non esistono metodi facili per imparare a memorizzare. Ma questa è una strategia per migliorare le proprie capacità di memoria, soffermarsi e analizzare. Il primo passo per ricordare qualche cosa. Poi, per alcuni disturbi specifici dell'apprendimento, questo tipo di esercizio è importante. Nel caso invece della dispressia o della discalculia, ci sono una serie di esercizi che puntano, nel caso della dispressia, per esempio, verbale, a produrre dei movimenti specifici con la bocca, con le labbra e così via, anche utilizzando del materiale, tenere tra i denti qualche cosa da una parte o dall'altra, fare un palloncino e via dicendo, esercitare quei muscoli e man mano produrre dei suoni di crescente integrazione e complessità. Stessa cosa si può dire per la discalculia. Tutti gli interventi che mirano a potenziare l'attenzione e la memoria a breve termine di un soggetto discalculico in qualche modo si riflettono positivamente sulle sue capacità di porsi di fronte ad un problema di tipo matematico. Però avevo chiesto, ecco, se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare.
in generale su questi aspetti che abbiamo trattato o su altri. Siete scappati tutti? In chat c'è un commento da Marchetti Niv Ah, lo sto che... vedendo. Ah, perfetto, se vuole leggerlo lei allora. Però non ho letto l'inizio. Si può abbassare? Sì. Dunque, buonasera professore, grazie per la spiegazione. Ho un figlio nato ormai 22 anni fa, di 26 settimane, Buonasera. 600 grammi, buonasera, che ha sia la disprasia che la discalculia. Ho riconosciuto tantissimi dei tratti caratteristici da lei sviluppati. Unico mio rammarico è che solo in occasione della visita per entrare all'università a mio figlio sono state certificate sia la disprasia che la discalculia dopo solo 10 minuti di interazione. Per tutto il ciclo scolastico primario e secondario mio figlio ha dovuto affrontare fallimenti e sconforti, gli sono sempre stati negati la calcolatrice e altri supporti. No, i supporti dispensativi, diciamo, assolutamente vanno forniti, questo diciamo, non è che guariscono con la bacchetta magica, bisogna in qualche modo insegnare degli algoritmi. Questi algoritmi possono passare attraverso le quantità, anche se, come dicevamo, insomma, la mancanza di strutture o il danno di alcune strutture, il solco contraparietale, eccetera, comporta senza dubbio la discalculia. Però ci sono delle forme di interventi che possono migliorare la capacità di portare avanti appunto questi algoritmi in qualsiasi campo, in qualsiasi livello, cioè comprendere il prima e il dopo, che cosa bisogna fare per far susseguire degli eventi e così via, e poi per utilizzare gli strumenti dispensativi. Questo è inconcepibile. Gli insegnanti dovrebbero, diciamo, ovviamente con un supporto per un bambino che soffre di discalculia, poi concedere questi strumenti dispensativi, perché quello in qualche modo, come dice questo genitore, insomma, gli consente di affrontare con minore entità questi fallimenti che si verificano negli anni della scuola. Senza dubbio non diventerà un matematico, un bambino discalculico, però siccome può avere una logica perfetta in altri ambiti, può darsi ad altri settori, diciamo, del lavoro e della realtà. Grazie. Prego. Altre domande? Sempre io, professore, vorrei farle una domanda come insegnante questa volta. Mi Sì. sente? Ascolto. Sì, l'ascolto Ecco, benissimo. sì. Allora, è un problema che abbiamo in una classe dove è un problema, forse è perché avendo il figlio lo riconosco solo io, però mi trovo ad avere un ragazzo che secondo me ha dei problemi di disprassia. Però non, ecco, già li vedo che non sono come quelli che aveva mio figlio, sono più leggeri, però ci sono secondo me. Ma vedo che è difficile poter farli individuare, anche i genitori, è difficile poter farli intervenire, è difficile fargli capire che il ragazzo può avere questi leggeri, ma ci sono dei problemi tra l'altro iscritto anche a una scuola professionale, quindi sì, anche, io vedo per esempio anche, può essere anche di pericolo e vedo anche questo ragazzo che sta affrontando proprio, si rifiuta di fare le cose perché soffre di questo fallimento, si vede che negli anni il fallimento lo ha sentito fortemente, insomma, però vedo che è molto difficile poterlo far apprendere, diciamo, chiamare a appello i genitori e dirgli che c'è questo tipo anche di problema, che esiste questo tipo di problema e
non è un handicap, ma è un problema, perché purtroppo siamo tutti esperti come dislessia, siamo tutti esperti come Disgrafia, sì. disgrafia, però tutto di questa dispersia in realtà non la si riesce a vedere se è anche leggera, però è veramente invalidante. Come si può fare in questo caso? Ha dei suggerimenti? È difficile dare dei suggerimenti perché dovrebbe essere il rapporto con i genitori, insomma, che induce un accertamento neuropsicologico, insomma. Bisognerebbe spiegare ai genitori che a scuola, seguendoli, si ha, diciamo, la possibilità e la capacità di individuare nel tempo alcuni comportamenti che man mano maturano in senso negativo, insomma, quindi alcuni comportamenti displastici. Ora, evidentemente, probabilmente questo non potrà fare sport, o non lo farà, o lo farà in maniera molto episodica, così se è un displastico non riesce. Però, ecco, nell'interesse del bambino ragazzino, e non so che età abbia, è quello di cercare di migliorare la sua situazione e anche di indirizzarlo verso attività in cui il suo problema sia meno rilevante, insomma, perché altrimenti, ecco, c'è sempre questo aspetto del coinvolgimento emozionale, di un senso di svalutazione che uno ha perché pensa di non essere come gli altri, diciamo, non adeguato agli altri, soprattutto nell'età in cui giocano insieme, fanno dei giochi di movimento e così via. Un displastico può notare appunto questi problemi. E di Grazie. parlare con i genitori, insomma, e cercare di convincerli. Come insegnante che gli sta a contatto, che lo vede varie ore al giorno in un ambiente scolastico, vede dei comportamenti che magari loro non notano a casa, oppure che magari negano anche a casa, insomma, È più perché probabile quello. non li vogliono riconoscere, insomma, vogliono essere assicurati. Grazie. Prego. Altre domande? Qual è il punto più complesso secondo voi? Non vi voglio fare un'interrogazione, non voglio mettere nella parte del docente, ma insomma, displasia e discalculia sono due disturbi diversi, chiaramente, insomma, senza dubbio a scuola appunto la disgrafia e la dislessia sono quelli che colpiscono di più, che interferiscono di più, però ecco, la discalculia, se è vissuta in forma seria, blocca gran parte delle capacità matematiche, se non esistono, diciamo, degli interventi di recupero, se non esistono interventi dispensativi. Là è una mentalità, insomma, si può trattare un bambino che soffre di discalculia come se fosse gli altri bambini della classe, insomma, certo dubbio, gli altri non dovrebbero utilizzare l'addizionatrice, un bambino che soffre di discalculia invece deve poterlo utilizzare, perché questo gli dà anche sicurezza, aumenta, insomma, i suoi tempi di risoluzione di un problema e così via. E in più esistono. Io non ho parlato perché è difficile parlarne così online, ma esistono tecniche riabilitative per ognuno di questi disturbi specifici dell'apprendimento. E tanto più precocemente vengono attuate, tanto maggiore, data la plasticità, insomma, del cervello infantile, che queste abbiano successo. Man mano poi, non voglio sentirmi, si incancreniscono, però insomma diventa più difficile riparare a delle prassi consolidate e ad un senso di incapacità che viene sviluppato dalla persona che ha questi problemi. Quindi è nell'interesse stesso di questi bambini e ragazzi, insomma, che bisogna intervenire precocemente. Sento un microfono aperto, una domanda? Sì, professore, volevo chiedere a che età viene fatta la diagnosi di discalculia? Ma è più raffinato, diciamo, identificare che il bambino non ha un senso del numero.
cioè quando comincia, si trova in situazioni in cui deve dire qua ce n'è di più e qua ce n'è di meno, e in genere uno lo dice come facevo vedere con le palline, insomma, dove sono di più, dove sono di meno. E questo bambino rapidamente dovrebbe poterlo fare. Quindi intorno ai 3-4 anni già questo si vede in maniera netta. E poi con la scuola primaria, quando comincio a fare le prime operazioni, là si vede che c'è un problema nella rappresentazione, dei numeri e nella loro comprensione, sia sotto forma simbolica, i numeri arabi, sia sotto forma scritta. Poi, ci sono tanti ambiti in cui il bambino, per esempio, ha difficoltà a dire più alto di o più basso di e così via. A volte è più pesante, è più leggero, ma insomma ce n'è di più, ce n'è di meno. Ecco, tutti questi elementi si manifestano abbastanza precocemente e soltanto quando cominciano a applicarsi all'aritmetica, alla matematica, che si vede che ci sono questi problemi. Quindi normalmente emergono nella scuola primaria, insomma nella scuola dell'obbligo. In prima, ma spesso si chiude un occhio, dice il bambino se uno sta, ha una maggior lentezza per questo, poi man mano invece si scopre che si sta aggravando, non perché diventa più grave, ma insomma si manifesta in maniera più netta. Questo lo si può fare. Invece, ugualmente, la disprassia è, che ne so, un bambino che non arriva a sedersi, mettiamo, su un grande pallone e che va sostenuto. È un bambino che ci sta dicendo che non ha un controllo della sua posizione nel corpo. È un bambino che non sa stare in equilibrio, mettiamo sul bordo del marciapiede, e via dicendo. Tutti questi indizi dovrebbero in qualche modo fare in modo che i genitori si occupassero, diciamo, di questi problemi. E se la nostra scuola fosse, diciamo, più, come dire, ad un livello più vicino a questi problemi, ecco, all'inizio dell'anno uno potrebbe spiegare ai genitori alcuni di questi piccoli problemi senza preoccuparli, ma insomma dire tenete sotto osservazione i vostri bambini se fanno questo o quest'altro, o se non fanno questo non fanno quest'altro. Perché poi il genitore magari è preso così dalla completezza, insomma, della figura infantile e non si sofferma su questi particolari. Se ne sofferma soprattutto quando va a scuola, questo è il fatto. A meno che, chiaro, non sia un disprassico o non sia un disprassico verbale, eccetera, che se ne rende conto presto, insomma. Grazie. Prego. Altre domande? Noi la prossima volta ci dovremo soffermare sulla narrazione, sul racconto e così via. Vi anticipo un concetto che, insomma, può sembrare una cosa lontana dalle cose che abbiamo parlato, ma il racconto è un'attività che in qualche modo induce nei bambini delle forme di rappresentazione, cioè nella loro mente, quando sentono dire qualche cosa, si raffigurano con le scene. Quindi il loro cervello sta lavorando, non è passivo, tutt'altro. La lettura richiede un maggiore impegno perché assorbe di più le capacità cognitive del bambino, anche se è necessario farlo, e anche in quel caso il bambino tende a rappresentarsi ciò che vede. Nei libri per bambini però spesso ci sono le immagini che danno, come dire, suggeriscono una rappresentazione delle frasi che stanno leggendo. Però in tutte queste attività il nostro cervello viene investito nella sua completezza, perché è un cervello linguistico, quindi è un cervello che attraverso il linguaggio si rappresenta la realtà in modo astratto e se la rappresenta attraverso le immagini mentali. Le immagini mentali sono qualcosa di importante attraverso cui noi ipotizziamo degli scenari, insomma, a volte anche assurdi. Penso che i bambini sono oggi immersi in un immaginario molto ricco, però l'immaginazione è un'altra cosa. Cioè l'immaginazione è qualcosa che parte da noi, è qualcosa di attivo,
e siamo noi, diciamo, che produciamo delle scene mentali che partono da noi. L'immaginario è qualcosa di passivo, non è che sia negativo, per carità, valenze estetiche, di divertimento, eccetera, però noi assorbiamo qualcosa che gli altri ci stanno, uso un termine semplice, propinando, ecco. Mentre invece la lettura consente la produzione di un ricco immaginario e facilita quello che è il linguaggio interno anche. Il linguaggio interno, come abbiamo visto, mi pare, 2 volte fa, è quello che ci consente di ragionare tra di noi e dire, insomma, affrontare la realtà, dire io sto facendo questo, adesso vado in cucina, mi prendo un'aranciata e così via. I bambini lo fanno sino ad una certa età parlando proprio, sussurrando a mezza voce. Lo fanno anche gli adulti, però è un'indicazione di come il linguaggio dia forma a tutto il nostro pensiero. Vedo saluti vari, ringrazio diciamo quelli che salutano e niente, ci rivedremo non so quando, mi pare, l'ho Il segnato. 31 marzo, 31 31. marzo come oggi dalle 5:30 alle 8. Perfetto, perfetto. Oggi siamo stati un po' brevi perché forse siccome era un po' complesso, ho accorciato alcune delle slide. E non ne ho parlato. La volta prossima dovrebbe essere un po' più disteso, quindi magari possiamo semmai allungarlo un pochettino. Ok.